Auguri Milan. Auguri Milan per i tuoi 122 anni. 16 dicembre 1899, 16 dicembre 2021. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi, come avete capito, video emozionante, video storico per il compleanno del Milan. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale di Instagram e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Auguri Milan, auguri. 122 anni di storia, 122 anni di emozioni, 122 anni di vittorie. Da quel 16 dicembre 1899, quando Albert Kilpin decise di fondare una squadra i cui colori sarebbero stati rosso come i diavoli e nero come la paura da incutere agli avversari, ad oggi, 2021, 122 anni, 122 anni, 122 anni in cui ne abbiamo viste di cotte e di crude, 122 anni in cui siamo stati la squadra italiana che è italiana, a livello mondiale che ha vinto per un periodo maggior numero di trofei intercontinentali, a squadra che è tra nella storia tra le prime due o tre ad aver avuto la formazione, la rosa più forte della storia del calcio, ricollegandoci al periodo degli olandesi, al periodo in cui avemmo come allenatore Arrigo Sacchi. Non sono mancati momenti bui, il Milan di Farina, il Milan due volte in Serie B, il Milan in bancarotta, praticamente fallito, gli ultimi anni molto recenti di dolori più che gioie, però 122 anni in cui Milan ha vinto 48 titoli, 48 titoli così suddivisi, 18 scudetti, di cui il primo è arrivato nel 1901, dopo 2 anni praticamente dalla fondazione, e già capite da soli quale fu l'impronta data al club. Vincere dopo 2 anni per un club appena nato, capite da soli che è una cosa molto rara. 5 Coppa Italia che il Milan ha vinto. Ci ricordiamo sicuramente quella storica in cui festeggiammo la Champions appena vinta con la Juve, quindi quella vinta con la Roma tra andata e ritorno, e sicuramente è una di quelle simbolo delle Coppa Italia vinte. 7 Supercoppe Italiane. 7 Supercoppe Italiane con l'ultima arrivata nel periodo nero del Milan post Berlusconi. No, c'era ancora Berlusconi, ma insomma erano gli ultimi anni in cui insomma non si navigava in belle acque. Milan che poi è passata a Yong Gong Lee, insomma la storia recente la conosciamo, però è arrivato l'ultimo trofeo nel 2016 nella Supercoppa contro l'Italia ai rigori vinta, 7 Champions, che 7 Champions, un risultato da brividi, la prima arrivata nel 62-63 quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni. Brividi, quando si parla di Champions veramente vengono i brividi. 5 Coppe Intercontinentali, che
veramente avevano un sapore l'affrontare l'avversario dell'altra parte del mondo, per quanto potesse risultare, diciamo, spesso una partita fuori dal normale, chiaramente, però regalava sempre grandi emozioni perché dava quel tocco di rarità, quel tocco di, come possiamo dire, quel tocco di internazionalità ancora di più rispetto alla Champions. Due coppe delle coppe e tre coppe intercontinentali, cinque supercoppe europee, l'abbiamo detto, e una FIFA World Cup, che era l'ultima ritrovata, insomma, per la Coppa Intercontinentale, in cui fare va bene quarti, semifinale e finale, però insomma vinta anche quella contro il Boca Junior in finale con Pippo, con Kakà, con Nesta. Grandi emozioni anche lì, l'allenatore più vincente della storia del Milan, credo, beh, forse ci si può venire un attimino il dubbio, però ve lo dico, è Nereo Rocco, un personaggio fuori da ogni schema, che rappresentava la naturalezza e la semplicità del calcio a livelli altissimi. Mentre il presidente lo sappiamo, è l'amatissimo Berlusconi, che ha ripreso il Milan da una situazione praticamente all'ultimo stadio, una situazione pessima, l'ha fatto risorgere come la più bella delle fenici risorge dalle proprie ceneri, così Berlusconi ha fatto risorgere il Milan. E abbiamo avuto questo sinonimo anche dei grandi campioni che sono passati dal Milan, sei palloni d'oro, sei giocatori che hanno vinto il pallone d'oro: Rivera, Gullit, Van Basten per 3 volte, Weah nel 95, e gli ultimi due sono due forse tra i più amati dei più giovani. Due che però quando se ne andarono fecero parecchio male, parecchio parecchio, a me in primis. Parliamo di Scema e Kakà, anche loro palloni d'oro. Capite bene da tutti questi numeri che parliamo di uno dei club, se non più gloriosi al mondo. Vengono i brividi se si pensa a tutta la storia, a tutto ciò che si è vinto, anche i momenti bui, l'ho detto e lo ripeto, non sono stati tantissimi fortunatamente, però quelli che abbiamo avuto hanno dato l'input per tornare più forte di prima, e il Milan ogni volta è tornato più forte di quando fosse prima che arrivasse quel periodo nero. Il Milan era forte, per dirvi, con Rivera, poi è tornato più forte ancora quando, dopo aver fallito praticamente con Farina, arrivò Berlusconi, la squadra degli olandesi, con Sacchi, con Capello. Poi periodo nero a cavallo degli anni 96-97, poi arriva Berlusconi, scudetto, passato Zaccheroni ancora meglio con Ancelotti e la Champions, campionato, non si è capito più niente, una miriade di trofei. Ora speriamo che dopo quest'ultimo periodo nero, in cui eravamo 7 anni che non ci qualificavamo in Champions, insomma, stiamo ritornando pian piano, la storia racconta che ci prendiamo qualche anno di pausa e poi torniamo. E allora è il momento di essere tornati. Tanti auguri, Milan. Siamo sempre con te.
Ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente il like, iscrizione, attivate la campanellina, tutti i link dei profili social di Millennial Insight, quello mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninsight.com. Ciao Milan, tanti auguri per questi tuoi 122 anni. Forza Milan, sempre e comunque.